Blue light blocking computer glasses. Eccolo qua. Il mio amico mi ha consigliato questa marca dicendomi che è ficcante. Infatti non viene fuori qui. Ah però, beh, allora, devo dire che per 20 euro, per carità, sono occhiali di plastica, quindi 20 euro in teoria sono troppi, però ti danno anche la custodietta, di non pelle, però ti danno la custodietta con, madonna, cemento armato, perfetto. Una volta, e grazie mille a Senjiki per 32 mesi, che bello rinnovare la mattina dell'ultimo dell'anno, bellissimo, grazie. E qua c'è, cosa c'è? Ah, spam per DJ, posta su Instagram una pezzetta per pulirli, pezzetta di qualità normale, niente di eccelso. E l'occhiale, ho preso quelli più base che c'erano, perché c'erano tutti tondi da hipster bastardo. No, l'occhiale comunque confezionato nella sua cosa in plastica, e in più una volta aperto, niente, ho tirato fuori tutto. Una volta aperto c'è anche le stanghette, giusto per inquinare il più possibile, però si vede che ci tenevano. L'occhiale poi dopo palesemente fatto di plastica. Il lavoro è lavoro. Grazie a Senjiki, ho già letto Senjiki, porca miseria, perdonami. Just Dejo, grazie mille Dejo, grazie mille. E a Lucky Samu, ma salve signor Gatto, una domanda. Ma se io sono nato 2 mesi fa, come posso festeggiare il compleanno fra un mese? È un casino. Nel dubbio, buon anno a te e famiglia. Tu non ti porre domande, il tempo passa per tutti e lo sai. Nessuno indietro ce lo riporterà. No, Benzu. A parte il fatto che non fa i conti in tasca agli altri, e poi l'ha fatta col Prime, non hai visto? Vabbè. Grazie a Mr. Pizzitano, ultimissima sub dell'anno, le auguro un... Non è l'ultimissima, la sub sì, hai ragione, coglione io. Le auguro un ricchissimo 2020 a lei, Sif e signore, grazie mille. Hai visto, Mattia? Mamma mia. Gli occhiali servono a guardare l'inquinamento con aria beffarda e da duro. Ok. Ci siamo. Vediamo un po'. Non cambia un cazzo. Ciao Gabriel! Però mi hanno dato anche il testing kit, vedi? C'è il testing kit incluso in confezione. Immediatamente un 10% in più di intelligenza se fossi un RPG. Eccolo qua, il testing kit è una lucina blu. E che serve? La guardo ed è blu. Tolgo ed è... Oh! Cazzo, che difference! Cacca! Vediamo se riesco a farvi vedere. Vediamo se... Così... Allora, no, non si vede benissimo, però si vede, vedi? Vedi il blu? Vedete la differenza? Cazzarola! Che storia! Carino! Carino! Adesso mi sono allucinato gli occhi e quindi sono tutto inutile. Li proviamo? Proviamo questi occhiali? Ma sono grandi però. Come mi stanno? I miei occhi. Sono un hipsterino adesso. Sono un amore. Li voglio. E ve li linko se volete. Vabbè, questo adesso, oltre a fare la cazzata, non serve più a niente. Una lucina blu per far vedere agli amici. Ehi, guarda! A testing area. Scusami, non dovevo puntarmeli in faccia. Dovevo puntarli su un cartoncino. Ho sbagliato, quindi? Ah, questa è l'area sensitiva al blu. Come è sensitiva al blu questa? Che storia! Guarda! Si è colorato! Ah, e se ci metto gli occhiali in mezzo, non si ricolora. Ma sì, vai a fanculo, Siri.
ma bellissimo! E adesso è un casino da mostrarvi, però bellissimo, quest'area è sensibile al blu, cosa vuol dire? Non male! Chissà di cosa fa, questa sì che inquina tantissimo. Vabbè, visto che starò parecchie ore al PC, non so se mi vedrete spesso con questi occhiali, magari li uso per montare o quant'altro, però dai, intanto proviamoli con le cuffie e vediamo se sopravviviamo. Ve li linko se vi interessano, eh? 20 euro gli ho dato. Questi occhiali servono a filtrare la luce blu del computer. Ecco qua, guarda, c'è scritto anche qui nel cartoncino. Diminuisce l'affaticamento degli occhi, il mal di testa, si dorme meglio e ti protegge dai raggi UV. E io sto veramente tante ore al PC. Li avevo già comprati un'altra volta, però erano un'inculata la volta scorsa, vi ricordate? Da Amazon, sì, adesso ve li linko. Li ho ordinati ieri, sono arrivati oggi. E fanno anche le clip da attaccare sopra gli occhiali. Sempre della stessa marca, eh. Io ho chiesto a un amico che lui ha comprato le clip da mettere sopra i suoi occhiali. E ha detto che questa marca è fantastica. Mi sono fidato. No, aspetta, questo qua non ci va qui dentro. Mi sono fidato ed effettivamente. C'è anche il tester lì, tutto fico. Grazie a Sansofede, sette mesi, quasi a cavallo dell'anno nuovo. Buon anno a lei, gattone. Ho sbagliato tutto. Si comincia col botto col mio compleanno. Auguri. Auguri a lei, grazie mille. Perché ogni tanto veramente faccio fatica a dormire, mi viene il mal di testa. Allora, datemi un secondo che vi linko. Now, Vanastini, run round, cazzi, dentro all cu. Allora, il mio modello costa 20 euro, però ce ne sono sia da meno che da di più. Io sono andato un po' safe, 20 euro li ho investiti, di più mi sembrava un po' eccessivo. Eccolo lì. Quelli che vi ho linkato sono esattamente il mio modello. E hanno le lenti trasparenti. Poi ce ne sono più o meno grandi. Cazzo, ma sapete che non sembra quasi che cambi il colore? Non vedo grandi differenze. Quindi magari anche per montare potrebbero essere ficcanti. Sembra con questo sfondo una live su Twitch che parla di mobili antiquariato. Allora, ecco, con le cuffie mi danno un po' sul cazzo, ma ci abituiamo un attimino. Perché me le spingono via, quelle cuffie. Non ho mai portato gli occhiali, scusate, è la mia prima volta. Allora, fammi vedere se qua si vede bene tutto. Che tuoi coglioni ogni volta. Ecco, non si vede. La devo fare così. Scusate, che devo... Ogni volta fare tutti i magheggi. Vogliamo andare a bere qualcosa? Ma con grande piacere. Ok. Ok. Forse ci siamo. Grazie all'oste del mattino. Buongiorno gattone, si rinnova e si augura un buon anno e tante buone cose. Grazie mille. Si vede? Ma si sente? Si sente! Oh, che bello. Stavamo andando su. Allora. Porca miseria. È stata veramente un'idea terribile sto cazzo di Medieval. Telecamera bloccata, lui si incastra. Ma perché? Guarda che fastidio, che io sto camminando verso una direzione, cambia inquadratura e mi fa schiantare contro. Ah! Remastered quelle belle, no? Allora, mi avete detto che devo buttare fuori questi. Ma siamo sicuri che... Vabbè, che non abbiamo alternative in realtà. Quindi, cazzo, ce l'avevo fatta. Va bene. Ti è spaccata. Aia. Ma... Dalla prospettiva non sembrava di avercelo vicino. Cos'è? Ha uno schiudo. E niente, m'ha preso. E l'ultimo è... La chiave. Nice. Grazie, ragazzi. Non avevo capito che dovevo rompere. Cioè, avevo capito che dovevo rompere, ma pensavo di non riuscirci ieri. Perché ci ho provato col martello, ma non andava. Andiamo.
Che spreco. Sai le omelette? Beh, oddio, dentro c'era della roba che non avrei mangiato, quindi... Povera la mamma, sì, vabbè, ha cagato uno scudo, una runa. Live di oggi pomeriggio di cucina, confermo ciò che dice Gabriel, fidatevi, affiduciatevi. Più gioco a questo, comunque più mi viene voglia di giocare a coso. Arca puttana, a Resurrection. No, di qua non c'è niente, c'è un buco e non è vero. Ne vale la pena comprarlo? Il soggetto è? Il gioco? Questo? No, assolutamente no. Giusto per nostalgia lo stiamo rigiocando, ma è oggettivamente un prodotto fatto col buco del culo. Che cazzo è che... una mano? Ah, di qua c'è la strega. Sì. Di qua? Ah, sì, di qua. Ok. Questa è acqua fonda? Che se cado muoio? Caputana. No, mi sa che non muoio, però mi serve salire qua per... Non serviva. Non osate entrare. Ci mancherebbe. Sono seppelliti qui, okay. Dal mondo del bene e della luce, fino a quando la terra non si aprirà. Nessuno, anche il sinistro Zarok, può liberarli senza il sigillo delle tenebre. Va bene. Vattene ora o dividi il loro destino. Frappi, 22 mesi, grazie mille. Sono sexy? Aia. Cos'è qua? Ah, di là si va avanti. Qua c'è il cash. Buono. E devo, niente, devo andare avanti di qua. Non le dicono belle cosine in questo. Ok. Ma che è servito andare alla Terra Incantata? Oh, di qua? Qua è da dove siamo partiti. Ok, perfetto. E campi degli spaventapasseri. Sai che mica ho capito? No, il periodo spoiler di Star Wars sarà per sempre, Negan, naturalmente. Cioè, non è che se è passato un anno allora ti spoilero il finale di un film. Come per qualsiasi cosa, esatto. E là, olio cuore. Madonna, che malefico. Che c'è scritto? Spaventapasseri sono quasi inarrestabili. Quasi. Non fare l'eroe. Se non riesci a sconfiggerli, intrappolali e cerca una via di fuga. Caputtana, ho capito. Se riesco a sconfiggerli, neanche il tempo di pensarci. Morto. Mi dispiace, Benutz. Mi dispiace tantissimo. Non cercare di fare l'eroe, per carità. Ma se lo prendono smartellate dure muore? Figa, quanto è tosto! È immortale, va bene. Li dobbiamo evitare. Belli caricamenti, eh. Gioco dalla Play 1, figa. Vabbè. Donna mia. Cosa migliore è dargli fuoco? Sì, però non ho il bastone. O forse ce l'ho il bastone. Sì, ho capito. Il problema qua è che adesso mi corre dietro quello là. Mi sta sui maroni non poter esplorare.
Aia, signora! Devo spingere questo. Ma forse questo grasso lo posso uccidere. Eh no, ma non c'ho vita. Aspetti, aspetti, aspetti! Oh! E niente. Telecamera, grazie, eh. Qua c'è... Ma... Cambio di inquadratura, Resident Evil qui. Ok, cura. Buona. Perfetto. Uccellacci del malaugurio, vai in figa. Oh, un'altra grassona. Ok. Ok. Ma spawnano all'infinito? Sì, mi sa di sì, aspetta. Credo di aver intuito qua cosa bisogna fare. Bisogna dar fuoco a quel... Aia, a me stesso. E a questo coso qua, perché questo li spawna. Sicuro come la merda. Eccolo là, scioppa. Aspetti, aspetti. Ok. Buona. Musichina accattivante. Un'altra vita, buona. Vendor, che però non vende fiale, bastardo. Vomitati la merda, vomitati. Secondo me devo dar fuoco anche quella... quell'erbetta lì? Secondo me sì, ci provo. Dov'è? Pianino. Che pane, Resurrection potevi allungare il bastone per farlo... No, niente, come non detto. Peccato. Cold, ho fatto un video. Un video a riguardo, un video molto fico. Che succede? Che vibrazioni. Lo puoi trovare. Adesso, già in quel video lì non sono tutti i titoli perché non me li ricordo tutti. Ah, questo adesso mi corre in culo. Lì mi serve una chiave che io però non ho attualmente. Non ho una chiave. Comunque, ti stavo dicendo, adesso non mi ricordo tutti i titoli, né che ho messo lì nel video, e neanche quelli del video sono tutti. Ma se tu vai nel canale Il Gatto su Twitch, su YouTube, c'è un trailer. Molto figo, mi sono impegnato a fare il trailer, guarda il trailer. Allora, di là non posso andare, ma quindi dove devo andare? Provo a leggere cosa mi dice questo libro. Fa attenzione ai demonietti e alle loro macchine metalliche. Sì. Quale oscuro sortilegio anima le loro membra di ferro? Sarebbe interessante poter vedere la loro schiena. Perché probabilmente una volta che li fai partire... però qua si chiude. Poi li posso uccidere da dietro. Però lì mi serve per forza usare la runa. Ma sbaglio o gratta? Sono gli occhiali nuovi o gratta quando giro la visualizzazione? Il trailer non dovevi mandarlo anche qui in live? Sì, Manuel, mi sono dimenticato. Hai ragione, effettivamente. Ah... Forse la chiave te la dà il boss quando lo sconfiggi. Quale boss? Questo qua? Quindi questa è una mini arena, dici. Allora, mi preparo e mi metto la balestra. Giusto? Ci provo. Vai, mi butto. Stasera mi butto. Mi butto con te. Mi butto. Ok. Il tunnel. Aia, mi ha fatto danno, com'è possibile? Colpiscilo. No, veramente? Ma sbaglio, il Resurrection era un incubo fare questa roba. È una cazzata. Scusatemi. Ma perbacco. Bellissimo. Aia. Serping seno. Mi rimetto la spada che posso spammare meglio. Ah, un'altra runa. Aspetta che qua c'è. Che c'è? Apri baule. Non lo fa? Non lo fa. Non lo fa. Non lo apre il baule. Anzi, si è pure bloccato. Apri baule. Oh. Cos'è? Una clava? Devo dare fuoco a questo?
Sai che può essere? Dai, che si incasta sto deficiente. Ok. Yes. E mi dai? Che mi dai? Una faccina simpatica, che cos'è? Non so cosa sia, veramente, non... È un easter egg, bellissimo, guarda. Apprezzatissimo. L'avrei apprezzato di più se non avessi visto la stessa identica faccia mollata lì in giro per una delle mappe precedenti, ma va bene. Ok, rifucilliamoci. Sembra Goku che ricarica il ki. Hai visto Poggio? Mi sono tagliato il naso. Un po' più corto. Ok, questi sono imbattibili. Questo è battibile invece. Buona. Quello lì adesso me lo tira nel chiurlo. Cos'era? Ah, lo schiudo bello! Ciao, eh. Di nuovo. Ma non mi attacca? Ok, mi attacca. Porca vacca. Ah no, niente, bisogna sempre colpirlo così. Vabbè. E allora? Non me lo punta. Ok. Ma che cazzata. Vabbè. Pure il trofeo. Wow. Ok. Mi dà questo e io vado oltre perché tanto lì non c'è niente per me. Uccellaccio di merda. Tiè. Qua ci sono i grassi. Ci sono i grassi, uccidiamoli. Non è una bella cosa, eh. Non è un bel insegnamento. In questi campi ci sono tantissime macchine strane, ma la più bizzarra di tutte si trova all'interno. Va bene. Grazie mille al pagliaccio. 6 mesi, buon anno e grazie di tutto. Grazie mille a lei, pagliaccio. Grazie mille. Oh. Devo entrare dentro qua. Sono una macchina sessuale. Senti come... come gratta male, eh? Il signore dei serpenti, Calcatura, non vede l'ora di lottare al tuo fianco, ma è stato catturato e rinchiuso in un baule da Zaro. Secondo me, se provo a liberare quello lì... Cosa ho fatto? No! E ho liberato quelli. Non è stata una grande mossa. E vabbè. Questo scoppia, guarda. Eccolo là. Ah no, è il serpente! Shenron! Fighissimo. E però non ha ucciso i cosi lì. Aiuto! Bella inchiulata, grazie. Oh no! Niente. Ah, sciotta proprio andare nell'erba. Perché non ho un Pokémon. Devo dare fuoco al tutto, forse. Aspetta. No, niente. Devo dar fuoco ai granai. Poco ma sicuro. Vai, Sharon. Ok. 1, 2. Tiè, succa. Ciao, questo è carbone, gli posso dar fuoco? Ma figurati. Soldi. Mi piacciono i soldi. Allora, con sti uccelli. Buone. Secondo voi mi dà fuoco alla clava se mi avvicino giusto? No. Eccolo là. Qui c'è un mulino. Soldi. Nel mulino che vorrei ci sono i soldi.
Ma se a me non interessassero i soldi, perché tanto sono ricco e non li sto spendendo. Mamma mia. Ma che situazione di platforming. Aiuto. Non so se mi sono perso. Sicuramente mi sono perso qualcosa da qualche parte. Però c'è vita. Ok. Aha. Qua si muore però. Qua sicuramente si muore. O forse no. Ci provo. No, attenzione. È stato facilissimo. Ah. Ok. Aia. Ok. Al prossimo. Ok. No, piano, Quando ci mette la roba? No, ma non ho intenzione di fare. Di completarlo al 100%. Mi interessa. Delle zucche dritta davanti a te. Grazie. Il vivaio in cui si coltiva il contorno preferito di gallo mio. Entraci e comprenderai appieno l'orrore del frutto andato a male. Che schifo. Vado. Sì, ci sono veramente più bug in questo che nella versione Play 1. Beh, ieri vi ricordo, per chi non si fosse perso gli ultimi minuti, ho fatto una quest secondaria, ho sconfitto il boss. Durante il dialogo di complimenti perché ho sconfitto il boss, dei minion del boss mi hanno ucciso e mi ha fatto ricominciare da zero. E ho detto no, non lo voglio rifare più. Ci mancherebbe, non ho la minima intenzione di rifare una cazzata del genere. Questi occhiali sono per il filtro blu del PC. Li ho presi apposta per... hanno nuovo, occhi nuovi. La zucca. Io la spacco la zucca, madonna. Aspetta che mi rimetto la spada. Grazie a Colonial Tube per la sub. Colonial Tube per la sub. Ma che faccia brutta la zucca. Qui immagino se... Ah no, sì, funziona. Ok. Ah, subito così. Va bene. Che succede? Ma perché mi ha cambiato l'inquadratura così? Porca puttana. Che fastidio. Resident Evil della merda. La clava, sì. Di qua dove si va? No, aspetta, fammi aprire il coso lì con il martello, vediamo. Magari è solo un bonus. No, si andava avanti. Niente, come non detto, ho sbagliato. C'è il calice qui. Sti continui cambi di inquadratura, vomito. Chilometri. Ah, bene. E quindi? Immagino che se mi butto muoio. Vado via allora. Se metto il filtro allo schermo, voi vedete tutto arancione, busto. Capito? Qual è il mio problema? E vedo anche molto sfalsato io i colori se metto il filtro. In realtà con questi occhiali qui pensavo, ma invece non vedo colori sfalsati. l'unica via è quella lì. Quindi mi butto dal dirupo. Frank Marshall, 11 mesi, grazie mille. Vabbè, Medieval 2 è meglio dell'1. Certo, hanno aggiunto un sacco di meccaniche e cose. Grazie anche all'arachnofobico. Buongiorno signor Gatto, un saluto da Londra. Sono qui perché la mia signora ha avuto le ferie e volevo passare Capodanno con lei. Tu che farai stanotte? Una bella cena? Ah no, era giusto dare di qua. Vabbè. Una bella cena stasera, una cena. Lì ci sono zucche.
Non ho capito niente. Ok, ma se io non mi buttavo giù per il buco... Che level design, signori, fantastico. Quanti ce ne? Quanti? Ma spawnano all'infinito le zucche? No, semplicemente... C'era un corridoio completamente inutile prima. Ok, io sono venuto di qua, no? E sono andato giù per quel buco lì. Sì, io non vado giù per quel buco lì, ma vado di qua. Che cosa scopro di bello? Aiuto, il vomito. Scopro che si sbuca qui. Il filtro modificasse la registrazione. Perché il filtro lo mette sullo schermo. Allora, se tu usi il filtro del monitor è un'altra cosa. Se usi quello di Windows cambia. Almeno in teoria. Poi non so se il filtro di Windows... riesce a far colorare di arancione lo schermo senza però farlo vedere in registrazione. È una cosa strana. Vado di qua. Vabbè, comunque, per portare questi occhiali non mi costa un cazzo. Qua com'è che era? Bisognava darle delle mazzate? Ah no, bisogna camminare. usi quello dello schermo. Per me è una rottura di coglioni stargli a toccare lo schermo ogni volta. Anche perché così, se sto facendo della color correction in un video, faccio così un attimo, dico, ah ok, e poi me li rimetto, eventualmente. Con lo schermo devo andare a premere e fare. Bravi, bravi. Bello che si è incastrato duro lì. Per la forza di Grayskull! A me il potere! Go Go Power Rangers! Thor! Tutto. Bang! Porca vacca, si è scastrato! Le. Edoardo, buona fine, inizio... Gatto. Stavo leggendo anno? No, niente, gatto. Le hanno già detto che in questi occhiali sembra una signorina del video per i sub. Ah cazzo, no, però grazie, lo apprezzo sempre. Guarda come sfiletta con la spada. Che puttana, che paura. Oh, sono tosti sti esseri. Benissimo. Non me lo legge il libro, non me lo legge. Questi funghi magici vanno su e giù in continuo. Voglio mandare a bere qualcosa? Michele, buon anno gatto, le si vuole sempre bene. Grazie mille. Che è successo? È scivolato? Ero giusto? Le frecce sono contate, purtroppo. Aspetta che vado a rifucillarmi. Dura, Lo studio sulla luce blu dice che la luce blu non dà fastidio, non dà alcun fastidio all'occhio. L'unico vero fastidio è la concentrazione fissa che secca l'occhio. Me lo sono studiato perché mi ero preso... Anche io mi ero preso gli occhiali. Ma quindi sono inutili, mi stai dicendo, Cold? No, non servono a riposare un po' l'occhio? Come sono inutili, dai!
Grazie a Gerald, buon anno Gattone, le volevo ringraziare per tutta la compagnia che mi fa e augurarle buon anno. Grazie. Vabbè, effetto placebo. Vogliamo andare a bere qualcosa? Allora, recuperiamo il cash prima. E una porta che fa da shortcut, immagino. Ok, non ho capito se è una shortcut o meno. Tutto uguale. Ah sì, ok. Però noi abbiamo finito la pozza della vita lì, vero? Sì. Boh, andiamo avanti. Sono utili solamente prima di andare a dormire. Va bene, allora. Non vedo, di qua. Non l'avevo raccolta? Ah. Perché non siamo stati? No, sei di qua. Porca vacca, che fico. Buongiorno. C'è la porta. Dove potrebbe essere? Allora, lì, dentro la blu mi ha dato la rossa, e dentro la rossa mi darà la gialla. Ma dove? Anche qua me ne richiede una. Ah, avevo raccolto la verde. Ecco cosa avevo raccolto. E dalla verde mi darà la gialla. Boh. Buona. Scusa. Grazie a Leo per gli 8 mesi. Ma quindi anche il monitor ingiallirlo non ha senso. È strano perché con questi occhiali sarà l'effetto placebo, ripeto, ma mi sembra di avere gli occhi un po' un pelo più riposati. Tutto lì. Lo sento proprio che c'è un effetto diverso mentre guardo con questi. Tutto finto, sono pazzo. Ah! Dio mio. Perché? Sentirsi bene può stare bene, però che messaggio. Un messaggio importante. Porca miseria. Bisogna della runa del tempo. Dammi un attimo. Capita? Un attimo. Boni. Quanto è duro questo, scusa? Eccola qua. A lei! Dove mi ha aperto? Di qua? O di là? No, mi ha aperto di là. Ma io da dove sono venuto? Da di là. E di qua che cazzo c'è? Zucche che rotolano. Sempre un piacere. Porca vacca!
poi mi piacerebbe recuperare i calci, ma all'inizio del livello, che palle. Di notte. Grazie a Kane per 26 mesi. Che miseria, ok. Vabbè. Troia. Quanti, quanti. Ah, va bene, Cold. E infatti c'ho questa sensazione particolare. Che ripeto, non so se sia placebo o meno, però ti danno... Non lo so. Poi per carità, magari anche perché sono appena sveglio, che magari c'ho un po' di sonno. Mi sento... tranquillo. Quindi mi stai dicendo che usare quello... vabbè, avrà aperto entrambe le porte. Sì, sì, a me non mi hanno dato delle pozze. Andiamo di qua. Vabbè, cura. Boss. Ah no, non è la cura questa, è la fine del livello. Tutti di fronte, cazzo, vedi? Devo tornare indietro, devo tornare. Che può radunare un esercito di capi. Ma sì, ma vai a fanculo. Devo tornare indietro a prendere il calice. Figa, fino all'inizio del livello, che palle. Però mi serve il calice perché non mi sto più potenziando da un po'. Buon anno a lei, Elci. Ma signore del Lutticello, le battute si sprecano. Si sprecano, infatti. Ma non potete dirmi adesso che sono più figo con gli occhiali? Scusatemi, eh? State abbassando il mio self service. Com'è che si chiama? Ficcantment. Stronzi. Self 24 ore. Allora, io ho sfondato di qua, era di qua. Sai qual è l'unica cosa che mi manca qui, Gabriel? Che poi lo userei tipo due volte l'anno. Ma mi manca un negozio aperto 24 ore su 24. Non ce l'abbiamo noi il Carrefour che fa il 24 ore. Ma ho scoperto che il Conad è gigantesco invece. Non lo sapevo. Ho scoperto che il Conad è il supermercato numero uno in Italia e sta comprando... Grazie mille, Elci, per la sub. E sta comprando... Laushan. Cioè, l'ha comprato Laushan. Va bene, Gabriele, arrivo. Il lavoro è lavoro. Adesso sicuramente è una news che sapevate tutto. E io non lo sapevo, l'ho scoperto la settimana scorsa. Il Conad, cazzo, è sempre stato un negozio. Vabbè, il negozietto che trovi, il Conad... Bello, per carità, carino, ma... Nulla di eccezionale. Invece, cazzo... Una roba incredibile. E un altro twist... No, in realtà non è un altro twist. Per me gli Ali sono migliori. Gli Ali... Però mi sa che gli Ali sono solo qui da noi. Gli Ali sono i negozi migliori. Non ce ne sono tantissimi qui in zona, però la lì non è mica male. Enorme danni con... ma io sono sempre andato là lì, a lì ed Espar avevo vicino a casa. A lì è sempre stato il top per me. Trovi della carne ottima, il pesce, tutto quanto, ficcantissimo. Ma quello non lo sbloccheremo mai, abbiamo già capito. Di qua. Avevano la fisica i boccali. Fortescue, dentatello attira frecce. Che ci fai qui? Mastro Lindo, buongiorno. Che cosa? Chiamami signor Wooden il potente. Madonna. Tanto compatisco la gente di Gallowmere. Il loro destino è di nuovo nelle mani di uno stupido come te. Grazie. Io credo che non sia giusto.
Prendi la testata e non provare a complicartela in un piede. Lo sai, ho sempre avuto dubbi su di te, Fortescue. Semplicemente non hai la stoppa dell'eroe. Perfetto. Passiamo in merceria e vediamo poi. Grazie a Wolfa, finalmente mi posso riabbonare. Ah, cazzo, c'ho la spada d'oro che però si sta consumando. Aiuto? Come funziona? Non mi ricordo. Mi dà una descrizione? Basta un pizzico di magia e... boh, speriamo. Animazione da presepe meccanico, mamma mia. E grazie anche a Jordan. Un ottimo modo per concludere quest'anno, signor Gatto. Visto l'opportunità, potrei chiedere una benedizione per la mia ragazza più usata esame di chimica. Sta passando tutte le vacanze a studiare e una zampa le farebbe comodo. Tanti auguri alla signorina e che si impegni, mi raccomando. La live di oggi pomeriggio, l'ho ricordata? Sì, ci sarà una live oggi pomeriggio. Non so a che ora di preciso, credo intorno alle 3. Credo che per le 3 faremo una live dove vi faccio vedere come faccio il brodo. In tutto però devo capire adesso, perché devono arrivare altri pacchi a casa. Quindi oggi io non pranzo. Devono arrivare un altro pacco sicuramente. E quindi io devo portare Sifettone dai miei e lascio la mia signora a casa ad aspettare il pacco. Io porto Sifettone e corro a casa di nuovo, perché sennò lei dopo deve andare al lavoro e non può lasciare la casa libera. Altrimenti passano i corrieri qua. È un casino. Domani mattina no live, domani sera live. Live brodosa, che bello. Il re Zucca dorme. Se vuoi che questo regale vegetale ti dia udienza, devi ridurre in poltiglia tutti i suoi macelli. Puoi mangiare anche se arrivano i corrieri. Non ho capito. Ma non sono a casa. Cioè non mangio. Poi mangio dopo, ma non mangio all'ora di pranzo, perché l'ora di pranzo sarò in macchina. Capito? Ma non ho detto che i corrieri rubano il cibo. Sì, è in possesso della ricercata gemma di drago. Se hai un talismano. Ce l'ho, ma non voglio di nuovo andare in mezzo alle streghe che poi mi tirano solo inculate, guarda. Porca vacca, come ci arrivo lì? Vabbè, bassa l'acqua qui. Ok. Perfetto. Qua ci sarà Shenron. Figa, 50 di vita mi toglie sempre quella cazzata là. Niente. 4 baccelli rimasti. No, 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 non serviva. Figa. 3 baccelli. Qua? Buonasera, ci sono dei baccelli? No, questo è inizio di livello. Signor Turbo, buongiorno! Buon anno a lei, grazie mille! La strega della merda. Di qua non siamo andati, eccolo lì, ce n'è uno infatti. Miracle Blade, guarda qua. Taglierà anche poco sta spada, ma se spammi... 2 baccelli. Grandi fan di questi cantanti. Ok. Vaffanculo.
Non so dove andare. Ah, ecco, ne è uno lì. Ah, è uno qua, guarda, perfetto. Posso prendere il calce, l'avessi visto. Porca vacca. Buono. Aia. Ah, faccio così. Non la sto colpendo però. No. Ah, forse gli devo prima togliere le zampe. Radici. Allora, non mi fa spostare. Che fa... Vabbè. Le hitbox, quelle fatte veramente col buco del culo. Che belli i giochi della Play 4, eh? Bravi, fatti proprio da Dio. Che è morto. Ah. Sono respawnati i baccelli. Vabbè, mi vado a rifucillare prima. C'è una zucca incastrata nel frattempo. Ah, cazzo, ma sta tornando su di vita veloce lui. Cazzo. Mi ricarico la vita come un Saiyan. Te li spacco sti baccelli. Ah, glielo rallento un attimino. Sono tornati. Io non pisgombri. Dai, cammina, Fortescue. Quello non si è rigonfiato. Ah no, ma solo alcuni si sono rigonfiati. Non rompermi i coglioni, te. Ma se io lo attacco così... Mi faccio una sega, perfetto. Si è refullato, ottimo. Bene. Non avevo capito che erano solo alcuni. Ah, però adesso. Però adesso gli posso rompere di nuovo e gli faccio danno, ok. Cazzarola, oh. Ste zampe. Vabbè, tanto è una sega, Benone. Ok. Vale. E si ricura di nuovo. Ah, uno è lì, due è lì, tre è lì. Ok, devo sbrigarmi e andare a trovare quelli lì, quindi. Che uno è lì. Grazie a Tmsna per i 22 mesi. Buon anno a lei, grazie. Tic per i 15. Un attimo, che cerco di... Uno è lì. Mi manca il terzo, dove cazzo è? Boh. Ok. Eccolo là. Dai che se ce la facciamo. È fatta. Buona. È un po' più marcia, la vedo. Che in realtà, correggetemi se sbaglio, semplicemente si fullava, ma in realtà aveva comunque le sue 3, 4 fasi, 5 fasi, quante cazzo ne ha. Quindi è servito solamente a... Porca puttana. Le hitbox le hanno lasciate alla Play 1 proprio. Non è possibile, dai. Non possono aver approvato una roba del genere. Dire, ehi sì, tranqui, va benissimo. Hitbox, uguali uguali al gioco originale. Andate a cagare, va. Brihort, buongiorno gattone, auguri a noi. Le posso chiedere una benedizione cicciona, si spera, per la mia ultima sessione d'esami. Ficcanze in abbondanza, le si vuole sempre bene. Grazie mille e tanti tanti auguri. Volevate il gioco 1-1, attaccatevi adesso. Io non lo volevo. Ok, si sono ritirati tutti i tentaculi. Tentaculis. Guadagnato il trofeo. Mi dà il calice? No, di là si procede. Ma il calice?
Qualcuno sa dov'è? C'è una grotta. Ma qua c'è la strega. C'è una sega. Questo è inizio di livello, giusto? Sì. Sì, è inizio di livello questo. L'hitbox a culo era un fattore nostalgia, certo. Strega. Di qua. Di qua non c'è una sega. Forse devo rompere lo zuccone col martello? Vediamo. Nel pozzo? Quale pozzo? Un pozzo. Cerchiamo il pozzo. No, di qua non è. E anche io pensavo alla finestra nella casa, ma non ci si arriva lì. Vabbè, un pozzo, ma avete detto in più di uno. Cerchiamo un pozzo. E non c'è. Eccolo! Pozzo. Vabbè. Porca vacca, ma qua era pieno di ben di Dio. Grazie, grazie. Questo è il vendor. Anzi, a proposito, compro un po' di... Ah, mi ricarico la spada. Perfetto. E mi... No, mi fullo anche le frecce. Grazie. Il pozzo non era. Vabbè. Era un barile rotto. Ah, e da qua si esce, giustamente. Maestro! Scusate, era un revival di un gioco. Ma aspetta un attimo. Noi abbiamo fatto il test con questa cartina qui. Questa cartina qui diventa blu se noi ci puntiamo addosso questa lucina blu. Ma se io lo metto contro il monitor... non è successo un cazzo. Con la lucina invece si colora tutto. Per me c'è della truffa. Come niente calice alla fine? No, no, siamo giusti, siamo qua. La strategia per avanzare è vero, White. Crearsi degli alleati nel salone degli eroi. Zack, zack. Qualche testa di zombie caduta e pensi di poterti riscattare in battaglia. Vabbè. Hai ancora molta strada da fare per diventare uno dei migliori. Ok. Grazie. Torniamo da Mastro Nindo. Per Dio, Fortescue, devi essere il cadavere più fortunato che sia mai esistito sulla faccia della Terra. Che storia. Ho qualcosa da prestarti. Prendere o lasciare. Ma lo faccio solo per amore del popolo condannato di Gallomere. Non certo per te, buffone allampanato. Grazie. Mi dà dei soldi. Che so, la cosa che veramente serve di meno in questo gioco. Vi butto giù anche i calici. Tiè, fanculo. Così imparate. Stronzi. Allampanato, ha avuto il coraggio di dirmi allampanato. Che dobbiamo fare? C'è più religione. Non ho mica capito cosa è servito venire fin qua. Ho sbagliato qualcosa?
Grazie a Play Studio 88 per i 20 mesi. Approfitto del rinnovo per fare gli auguri di buon anno a lei Gattone, alla sua famiglia, al buon Sif. Grazie. E al signor Marco Merrino, che si è subato col Prime. Una volta, anni fa, di no. Buongiorno Marco. Allampanato vuol dire magrissimo, quindi può anche essere preso come un complimento. Effettivamente. Era incazzato duro quello. Devi passare dal manicomio. Sì, sì, mi ricordo, però... I abitanti del villaggio, il padrone fa di loro quello che vuole. Bisogna risparmiarli. Colpite le guardie, invece. Loro cercano un oggetto con poteri straordinari. No, quello che non ho capito... no, non mi apre la mappa. No, ho sbagliato tasto. Che due coglioni il touchpad di sta cazzo di... No, mi fa tornare la mappa. Vabbè, non importa. Quello che mi stavo chiedendo io è... Quello che abbiamo appena fatto, a cosa serviva? Perché noi abbiamo fatto dei livelli che ci portavano verso il re delle zucche. Noi abbiamo ucciso il re delle zucche... Però, in soldoni, non è che ci è servito a qualcosa per battere Zarok. Ci è servito solo a ottenere più calici, che però non sono una cosa obbligatoria. È corretto? È questo che non capisco. Ha fatto sti animali di merda. Ma ammazzo, cazzo. Ok. Dovevi andare dalla strega, ma era obbligatoria la strega, scusa. Se va a prendere la gemma, con la quale prende l'armatura del drago. Sì, però non c'è niente di obbligatorio. È questo che non... non ho capito. La bambina... Ah. L'insegnamento dell'anno nuovo. Uccidi i bambini. Un'anima buona e volate in cielo. Ok. Ma un avviso per dire di andare dalla strega? No. Ma non era obbligatorio. In realtà l'armatura del drago, se non sbaglio, ti rende ignifugo, giusto? Ah, così che volano le anime buone. Confermo quello che dice Gabriel. È tutto vero. Ok. Di qua... Ma sì, dai, mi butto in mezzo all'olivo. Era acqua? Ah! Mi pareva nebbia. Niente. Scusassero. La battuta del drago ti permette di completare un livello più tardi. Quindi è obbligatoria. Porca puttana. Vabbè, torniamo... Torniamo indietro, già che siamo qua, prima di iniziare i livelli. Era il Caigo? Infatti mi pareva. Beh, torniamo indietro. Sta cazzo di strega della merda. Che già una volta ci hanno tirato un'inculata le streghe del cazzo. Boh. Ripetere questo livello significa che me lo fa ricominciare? No. No. È obbligatorio se vuoi prendere tutti i calici. No, ma a me interessa finire il gioco. No, non me lo fa ricominciare da zero. Anche perché vado dalla strega e chiudo. Guarda. Evito le zucche per quanto possibile. Signore, sono la strega zucca. Sono come una mamma per queste zucche. Do loro tutto l'amore e la cura che un frutto giovane potrebbe chiedere. Dal momento in cui i primi germogli spuntano dal terreno fino a quando taglio la loro testa per mangiarle. E guarda come mi ripagano, scappando e provocando danni. Quel mascalzone belle scarpe. Di zuccone ha una cattiva influenza sulle piantine giovani. Se gli dai una bella lezione, ti faccio un bel regalo.
Quindi devo... Era semplicemente una side quest da attivare. Allora, datemi del Nintendaro quanto vi pare. Datemi del Nintendaro, ditemi che sono un fanboy. Tutto questi non si rompono quelli, no, niente. Ah, perché quelli lì si ritirano dopo, ok. Fate quello che volete. Però, quando Nintendo fa un remake di un gioco, delle volte esagera un po' rendendolo più semplice, ma ti corregge quelle cazzate che avevano fatto all'epoca. No, non sono un hater di Sony, Gabriel, porca vacca. Allora, quando ti rendono obbligatorio qualcosa o farti capire qualcosina, prendi il remake di Zelda Link's Awakening, prendiamo quello. Hanno sistemato delle cose che erano difficilmente intuibili. Oggi hanno messo il simbolo del vaso nelle pareti da rompere coi vasi. Hanno fatto capire, hanno dato alcuni indizi per uccidere alcuni boss che non erano del tutto chiari. Oh, hanno aggiustato questa cosa col remake. Vuoi dirmi che non potevano dire: ehi, guarda che forse ti conviene fare questo? Al di là del doppiaggio, che per carità, quello lì non puoi dare la colpa a Sony, perché... cioè, dai colpa a Sony Italia al massimo, o chi se ne occupa, non lo so. Cioè, non è questione di hating o di amore per l'altro brand, però se vedi che nella versione vecchia del gioco c'è un problema, figa, risolvilo. Chiaro, Gabriel, assolutamente sì. Semplicemente Nintendo, per quanto riguarda certe cose, lo segue molto più da vicino. Chi è che ha fatto questa remastered? Remake di Crash a me non è piaciuto, perché anche quello l'hanno fatto troppo uno a uno. E a me non... a me dopo un po' anche Crash rompeva il cazzo. A ma Nitro Fury dici? È CTR Nitro Fury? Ah, quello lì, porca vacca, terribile. Terribile era, terribile è rimasto. Allora, perché ho la spada al 22% se l'avevo ricaricata? Chiedo per un amico. Vabbè. Benissimo. Poi che ce la faccio tranquillamente anche così, se non si refulla. No, a posto. Anche in Wind Waker, nella versione HD, hanno sistemato quella di Tingolo. Lei, ok, casetta. Coso e affare. Perfetto. Dovrebbe essere tutti qui vicino. Casetta. Coso. Allora che si incastra. Cioè, cazzo, le hitbox veramente male. Male, male, male le hitbox. Dov'è l'affare? Non ho idea. Niente. Di qua. Eccolo qua. Secondo me si sono beccati parole per il remake Resurrection, perché è molto diverso dall'originale. Hanno rifatto uno a uno il primo per... cazzo, ma che bello che era Resurrection. Capisci? Chi critica Resurrection capisce un cazzo. Bellissimo. Bellissimo. Belle cosine. Anzi, aspetta, vado a refullarmi la vita adesso. Perché è esaurito? Mistero. Vabbè. Come non detto. Ma no, Remato, non mi interessa mettere i dialoghi in inglese. Allora, lì, là.
Sono scordato dove era l'ultimo. Cazzo. Me lo sono proprio scordato. Di qua, credo. Dai. Eccolo lì, sì. Dai, forte, Skew. Pedala. Resurrection era una stronzata, ma faceva ridere, cacchio. Le cose che hanno cambiato erano divertenti. Che poi è lo scopo di un videogioco, no? Ricordiamocelo. Divertire ed appassionare, non le hitbox rotte. Da nessuna parte è scritto: ehi, devi fare le hitbox rotte per fare un gioco bello. Ma questa spada qui, senza magia, è comunque più forte della mia? Non si rompono. Non so. Sì, credo di sì. E allora Dark Souls? In che senso, Gabriel? Che non è divertente, vabbè, ma lì sono gusti. E io mi diverto su Dark Souls, perché è un gameplay che mi appaga. Sembra un hamburgerone lo zuccone, sì, vero. Poi per carità, non ho mai detto che Dark Souls sia un gioco bello, anzi. Ma adesso cosa faccio? Ah, niente, vado così. Un bello spettacolo, davvero, signore. Grazie. L'uomo e il vegetale si sfidano a un duello all'ultimo sangue. Oh, sono emozionata. Tieni, prendi questa gemma di drago come ricompensa. Ah, che adorabili creature imponenti, i draghi. Aveva la congiuntivite la signora lì. E adesso l'ho usata la mia gemma. Ah, ma il talismano non è one shot. Ah, porca vacca. Ok. Mi può ricaricare la spada cortesemente? Io la pago un'altra volta, però basta che non... Ma non me l'ha ricaricata? Scusami. Servizi, incanta la spada, vai. Tieni. Ok, a posto. Donkt, buon fine anno a lei, grazie mille. Skyrim per il VR è bypassabile, Archangel. Allora, se te lo regalano, provarlo non ti costa niente, naturalmente. Comprarlo, ma ti dico magari anche comprarlo sotto i 10 euro, però. Non credo che ti metteresti a giocare tutto Skyrim in VR, quindi è giusto per provare un'avventura. Gli occhiali sono per il filtro blu da badidabadae. Siamo tornati qui. Sì, il gioco di Iron Man sembra figo, però quello lì, se non sbaglio, è esclusiva, no? Quello è esclusiva PlayStation VR. Poveri abitanti del villaggio. Sì, me l'hai già detto. Andiamo a ammazzare le bambine. Ma della bambina mi ha fatto vedere l'anima che vola in cielo? No. Un'anima è volata in cielo, mi devo fidare. Non gli vedo l'anima che vola. Cura, buono. Occhio che c'è la pozza qui, che sembra tutt'altro. Vai, Gabriel, fammi vedere. Mostramelo. Come sfiletto. Di qua non si va. Di qua. E qua neanche. È un'anima molto piccola, flebile. Ah, ma se non ricordo male, le bambine dopo un po' si ricaricano e tornano a rompere i coglioni. Giusto? Vediamo il buon...
buon Gabriel. Gabriel Do, Gabriel Do. Carino! Chi è che lo fa? È la Mark 1? Edizione limitata, certo. No, la Mark 3. Cazzo, non si... Ah beh, giustamente la Mark 1 è quella... È quella che ha fatto nel deserto. Chi è che lo fa, Gabriel? Da chi è edito? Perché quelle cose lì da montare mi attirano sempre, ma ogni volta poi dopo mi trovo con l'inculata, con i pezzi che non combaciano bene. Cose di Agostini, ok. A parte il fatto che alla fine viene a costare una roba tipo 1 milione di euro. Però, sai cosa? Stavo cercando qualcosa da costruire in live, perché mi è piaciuta tanto tanto la live della nave in bottiglia che mi hai regalato. E quindi mi piacerebbe fare altre live di montaggio. Ecco, adesso quello lì mi sembra un po'... Sì, il primo numero è tutto il casco. Ed è 1 euro. Poi dopo sarà 8... Ah, se riesci a vedere quanto costano le altre uscite, magari mi faccio 2 conti e ci penso. Antissimo, ormai abbiamo superato l'anno e viaggiamo spediti verso i 2. Buon anno, signor Gatto, dalla Sicilia. Un saluto a tutta la Sicilia, grazie mille. Allora, qua è chiuso. Buona vita. Qua è chiuso, qua è chiuso. Che ragnatelone. Sta perdendo percentuale del calice? Infatti mi sembrava, perché ho ucciso le bambine. Giusto. No, ho sbagliato. La chiave unica è sospesa sopra lo zampillo della fontana. Vedo. Dovresti aspettare un'ondata di siccità. Se non ricordo male, bisognava entrare in una ca... Sì, quando uccidi le persone perdi calice. Sti cazzi. No, no, colpendo tutti gli abitanti perdi. Allora, blu. Blu. Ma c'è il rosso. Niente. Un'altra... Questa è un'altra, la stalla questa. Buonasera. Ah sì, bisognava saltare lì. Il vecchio Willy Green della città di Gallows ha ricevuto dai nostri lettori il premio di Fabbro dell'anno. Mica cazzi, eh? I magnifici stampi hanno prodotto svariate sculture e utensili in ferro resistenti e complessi. Willy usa solo i metalli migliori per le sue opere ed è particolarmente... Bisogna trovare. Sì, mi ricordo. Bisogna trovare il ferro, buttarlo dentro e poi fare così. Guarda, premi, c'è l'animazione che fa sparire lo scudo e la spada, ma non lo fa. Dopo 3 volte colpisce. Mamma mia. Ok. Blu. Siamo in chiesa? Ok, qua ci si cura. Aspetta che mi fullo la barra. Olè, perfetto. Qua che dice? Qui un tempo c'era un crocifisso, ma il sindaco l'ha portato via. Sì, il crocifisso. Forse bisognava fondere il crocifisso. Ma che blasfemia. Un'altra bambina, ok. Qua. C'era il fornaio e c'erano i topi da nutrire? No, non mi ricordo. Beh, signora, io la ammazzo, tanto me ne frega niente di fare il calice. Signora, muore! E muoia! Un'anima buona, volate, diciamo, ma me ne sbatto. Porca vacca, no, scusami, non lo devo rompere. Non vedo, figurati. Non vedo. Thank you.
ce n'erano anche di qua di barili. Vabbè, come non detto. Per queste collane non bisogna tanto considerare il prezzo finale, ma il fatto che è rateizzato. Sì, assolutamente, ma il fatto anche che te lo sei fatto da solo, tra virgolette. Però sai, sai perché considero il prezzo? Perché magari con la stessa cifra mi vado a comprare il memorabilia fatto dalla Hot Toys, che sono i migliori a fare i giocattolini di quel tipo, che con 300 euro magari me lo porto a casa uguale. Capito? Anzi, non uguale, più bello. Sei padrone della testa di troll. Per pulire la statua, abbassa il... Sì. Per abbassare il piedistallo... Ma com'è uscito dalla gabbia quello? Ah. Ok. Aspetta, che di qua me lo richiedeva. Sono 100 numeri. Dalla terza uscita sono 10,99 euro. Se ti abboni risparmi un sacco. Eh beh, certo. 100 numeri. Figa, sono... Eh no, come? Scusa, 100 numeri e 10 euro. Sono tanti, sono più di 1000. Allora, spiego i miei dubbi. Uno, non sempre le plastiche, ripeto, i modelli combaciano bene e la gialla mi sta sul cazzo. Sì, sono 1000 euro, tu dici, sono rateizzati. Sono d'accordo sul fatto che siano rateizzati e ti pesano meno in tasca. Però, magari, ti metti via 10 euro al mese e te lo vai e ti vai a comprare il memorabilia Hot Toys super figo, no? E un'altra cosa che mi mette dei dubbi, quanto cazzo dura sta roba? Sono settimanali le uscite? Mi ha aperto di là. Oh cazzo, quelli che sparano. Compagni, mettete a suo quadro questo posto. Per la madre Russia. Delle tenebre, quel tiruano di Swarok ci farà spalare demoni per tutto il prossimo. Vedi, è quello, Gabriel. Al di là del prezzo, è tutto. Che io devo aspettare 2 anni, figa, per completare il mio cazzo di Mark 3. Non sono così costante. Sono uno stronzo io. E poi è molto probabile che tra 2 anni avrò un'altra casa. Quindi anche se mi abbono, dopo è un casino di... no, me la devi portare da un'altra parte. Rinuncio. Peccato però, mi intrigava un botto. Forse la testolina la compro però, a 1 euro. Testolina la compro. Quanto? Sì, è quello che mi blocca. 2 anni. 2 anni tutte le settimane. Inizio a fumare piuttosto. E mi dispiace perché quelle cose lì a me appassionano un sacco. Mi piacerebbe un sacco. Però 2 anni sono veramente un botto. E infatti io di solito compravo, quando era tutta quanta la collana, al prezzo vantaggioso alla fine, no? Finiti 2 anni, ti compri tutto l'Ambaradam. Lo fanno ancora quel lavoro lì? No, infatti, spesso... No, allora, i pezzi in serie, se non sbaglio, ultimamente, negli ultimi anni, avevano iniziato a darteli in serie, giusto per darti un po' la voglia di... Cioè, alimentare la tua voglia di costruire. No, Gabriel, cosa ti è arrivato? Dai, che... Io non vado in edicola da una vita, ma lo so che ogni volta che ci vado compro. Cazzo, quelli li ho visti. Cazzo, li ha regalati a tutti gli youtuber, tranne me,
che io sono stronzo, perché tutti gli youtuber sono stati invitati a Milano alla prima di Star Wars. Mi dispiace per loro tantissimo. Aspetta, forse vado a fondere la testa. Sì, perché il cancello si è aperto e si è richiuso, quindi vado a fondere la testa. Era qui? No. E gli ha regalato tutti quelli lì. I caschi sono belli. Ma ripeto, mi piacerebbe tornare a costruire qualcosa. Quindi stavo guardando i set della Lego. Però uno, mi serve un set della Lego che possa mettermi in casa senza essere una roba... Ah no? Come? Non posso scioglierla? Perché mi serve lo stampo. Mi serve lo stampo. Devo fare la croce nuova. È vero, mi serve lo stampo. Porca paletta, che ora è? Ne abbiamo ancora. Che due coglioni sta mappa con le porte che si aprono. Non sai mai quale porta si apre. Non sai mai cosa entrerà da quella porta. Il fornaio, qui abbiamo andato. Millennium Falcon di Lego, sì. Mi piacerebbe tanto. Ma c'è una leva qui. Fermo, che caschi in acqua e muori. No, vabbè. La siccità. Ma come? Come funziona la siccità? Sputa? Vabbè. Sono 800 bombe quello. So tanti. Prima o poi lo... Allora, al di là dei soldi che sono veramente tanti, il problema di quel Millennium Falcon lì è: dove cazzo lo metto? Perché è grande così. No, sì, così. No, non ci sto neanche nell'inquadratura del green screen per farvi vedere quanto è grande. Che vuole? Ma vaffanculo. Libri, libri, libri. Libri, 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 libri. Andranno letti. Ecco, che fa? Dai, leggi il libro! Turistica di Galomir, parte seconda. Se anche... No, 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 aspetta. O forse bisogna solo romperlo. Aspetta. Così. No, ho sbagliato. No, 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 volevo cambiare arma! Santo cielo! Oh, lo stampo, perfetto. A chi di competenza? Devo sbrigarmi, gli uomini di Zarok saranno qui a momenti. Vabbè, vabbè, andiamo. Arrivederci. È lo spazio. Quando avrò una casa mia, che proprio è quella, non mi trasferisco più, l'ho comprata, ci penso a delle robe così grosse. Però, insomma, stiamo parlando di... Che ripeto, la cifra è altissima. Ma non è anche perché è una roba che ti rimane per sempre, quindi... Dici, ma sì, faccio... Sono fan di Star Wars, mi piace Millennium Falcon, spendo questi 800 euro... E mi rimane per sempre questo set della Lego bellissimo. Oltre all'esperienza di costruirlo. E beh, dove lo metti poi? Dove lo metti? Ti fai personale garage di papà. Esatto. Beh, non si scioglie? Non va. Ok. Magia. Hai trovato il crocifisso. Buonasera. Non dovevo sciogliere il crocifisso, ma farlo. Allora, andiamo in chiesa a metterne uno nuovo. Eccoci qua. C'è la chiesetta che ha due... Ma sai che questo borghetto è proprio carino? Ci vivrei. Però la macchina non sapevo dove parcheggiarla. Mi ricarico. Il Falcon sarà la tua eredità. Ma sì, ma come la casa. Lo status symbol. Eccolo qua. Quella. E mi ha dato una chiave. Chiave in mano. La chiave che ha aperto sulla più della porta. Gentile signore o signora. Sempre il collo rotto, comunque. Secondo me non è fatto apposta. Ho fatto molte scoperte misteriose e intriganti. Tuttavia, la cosa che più mi ha inquietato è stato trovare la tomba dei demoni delle tenebre. Il misterioso sigillo delle tenebre, chiave per accedere alla tomba, è ora nelle mie mani. In fede, terrorizzato. Il sindaco. Ok. Andiamo.
Fa piacere, Mirko. Auguri a lei. No? Cazzo era quella porticina? Ci sono passato avanti 20 volte. No. No. Porca vacca. Eccola qui. Millennium costa 160 euro. No, non è vero. Cioè, ce ne sono due. Ce n'è uno da 160 euro. E non è che uno è originale e l'altro non è originale. Quello da 160 euro è meno dettagliato. Diciamo che è più da gioco, tra virgolette, per bambini. Quello da 800 euro invece è quello tutto particolareggiato, grosso e per bambini grandi. Solo che cosa faccio? Preferisco non spendere soldi che spendere 160 euro per la versione meno figa. Perché mi sembra quasi di averli buttati via, no? Non lo compro e via. Faccio a meno, aspetto, prima o poi comprerò quello incredibile. Grazie a Zygel per i 17 mesi. Ma non è questione di essere sborone, è come... Se tu devi fare... Devi comprare una cosa, anche perché... Mettiamoci un po'... Che cazzo! Oh! Mettiamo un po' in chiaro le cose. Se tu compri quello da 160 euro, difficilmente poi comprerai quello da 800, corretto? Perché cosa fai? Ti tieni due Millennium Falcon in casa? Non è che compri questo e poi dopo, vabbè, comprerò anche l'altro. Vabbè, devi, nessuno è costretto a fare niente, ovviamente. Quindi io non voglio comprare quello da 160 che mi esclude automaticamente il comprare quello da 800. Me ne tengo anche 20 una flotta. E si vede che hai tanto spazio. Io no. E quindi dico, se devo investire, investo. Prendo la versione più figa, quando sarà, quando avrò spazio, quando avrò i soldi, eccetera, eccetera. Vedo... Allora, lì vedo il calice, perfetto, che però non possiamo. Entriamo nel comignolo e poi vediamo. Ok, di qui. Tiro la leva, che fa? Apre le porte a quei coglioni lì, perfetto. Spendi sti soldi, li sto già spendendo. Me li sta chiedendo il governo. Sai com'è. Tutto glitchato. Non me lo dire. Che culo, guarda. Era palesemente incastrato lì per sempre. Ok, abbiamo trovato il sigillo dello ricalco. Spacchiamo questo. Governo ladro. Una fiala di energia e altri soldi, immagino. Sì, siamo ricchi, ricchi, ricchissimi ormai. Mi conviene andare di qua? Sì, perché noi abbiamo aperto i cancelli dell'oblio. Chiamiamoli così per moda. E poi basta. Quindi... preferisco non comprare nessun Millennium Falcon e comprare quello più figo, perché proprio non so che se compro uno non comprerei l'altro. Poi probabilmente non comprerò mai neanche l'altro, rimarrò per sempre senza un Millennium Falcon. Aspetta che vado di Grayskull. Che dolore. Tranqui Funky. Dovete catturare quell'avido speculatore del sindaco. Portatelo nei sotterranei del manicomio. Date una bella ripassata a quel grassone. Trovate il sigillo delle tenebre e portatemi un bel souvenir. Ma non ho capito. Questo non è l'ultimo livello.
Allora, lo Star Destroyer a me non dispiace, però anche lì, figa, c'è un metro e... quanto è? Un metro e mezzo di Star Destroyer. Che poi, se lo Star Destroyer... cioè, se lo Star Destroyer non ha senso non avere il Falcon, è più iconico il Falcon. Quindi, per avere lo Star Destroyer dovrei prima aver comprato il Falcon. È tutto un gira-gira. Se no, come... con chi combatti? Tra l'altro, lo Star Destroyer mica in scala col Falcon, e quindi... prendiamoli entrambi! Fatturo? Grazie Zitro, 28 come le ore che ci vogliono per montare il Falcon da 800 euro. Beh, pensavo peggio. O era una cazzata? La morte nera, non la fanno più la morte nera, quella bella bella. Adesso fanno quella tutta aperta. Ah, è quella a cui stavi pensando anche tu, Gabriel. La morte nera, quella completa. Perché adesso la fanno quella bucata. Con tutte... che carina, ma... è allo stesso livello del Falcon, quello per bambini, da 160 euro. Che poi credo che costi molto di più, la morte nera. Allora, adesso andare al manicomio ha senso? Perché... che io ricordi, no. Quella completa semidistrutta era fighissima, sì. Era gigante poi la morte nera, quella lì. Entrambi, poi scarichi sull'IVA, giustamente, hai ragione. Fatturo tutto. Fatturo tutto. La morte nera completa passava gli 800, sì. Ma ero piccolino io quando c'ero. Ci devo andare subito? Il palazzo dei Ghostbusters non mi sembrava così impossibile. Grazie Zygel per i 200 bits. Quanto veniva? 180. È ancora accettabile. O almeno l'ho visto qua su... cos'è? Su eBay. Non so se è usato, non ho visto. Ho cercato su Google. Collect One. Ah, no, mi sembrava solamente l'edificio. A occhio però, non so. Dragati l'armatura, come faccio? Come si fa? Non mi ricordo. Fa. Non puoi usare l'oggetto. Il castello di Hogwarts mi attira molto. Da piccolino avevo un set che era molto più piccolo, che metteva una parte del castello di Hogwarts, e c'era anche la scala chiocciola di Silente, molto figa. E no, non c'è. Nella sezione armatura mi fa vedere gli scudi. Ah, servono due gemme. Ok, perfetto. Quindi niente. E cos'è che volevo dire? Mi piace sia il castello di Hogwarts che quello della Disney. Il castello di Disneyland è fighissimo anche quello. Questo è il giardino di Zarok. Però dove li metto? È come sembra. Per uscire da questo labirinto devi cercare colui che chiamano Jack del Bosco. Famosissimo Jack del Bosco. Ma non ti puoi incastrare qua, porca vacca. Ma che persone brutte, i monaci qui. Che duello, che combattimento, che arduo. Aspetta che Gabriel mi linka. Aia. Che mi linki, bell'uomo. Non mi carica l'anteprima. O streghetta, 1400 euro. Su eBay. Sono tanti. Tanti soldi.
Molto bella comunque, Gabriel. E c'è da dire che all'epoca, quando è uscita questa morte nera qui, Gabriel mi ha elencato la vecchia morte nera, quando è uscita quella morte nera lì, la Lego ancora non aveva fatto i pezzi, tutti i pezzi a modo, delle cose particolari, come le fa mio Dio, ma cosa sei? Ti devo uccidere. Ma scusami! Ma mi ha ucciso! Ma che dispiacere, era un cavallo di foglie. Quindi immagina se facessero uscire adesso una morte... Secondo me se la stanno tenendo in serbo. È che adesso il Falcon è tornato di moda perché l'hanno rimesso nei film. Lo Star Destroyer le hanno... Buonasera. Ciao Jack. Salve. Ma guarda che scatti! Il mio nome è Jack del Bosco. Sono il maestro degli indovinelli e questo labirinto è il mio regno. Sei libero di andartene, ma solo dopo aver risposto a 4 indovinelli. 4 rompicapi così difficili che nessun uomo li ha mai risolti. Frame Jack. Tenta con il primo. Arrivano di notte, ma nessuno le va a pigliare. Si perdono di giorno, ma nessuno le va a rubare. Arrivano di notte, ma nessuno le va a pigliare. Si perdono di giorno, ma nessuno le va a rubare. Devo trovare un oggetto in giro per il giardino e portarglielo, immagino. Un cammello c'è qui, c'è un cammello. Perché c'è un cammello? Fantastico il cammello. Animale numero uno. Volevo comprare un tappeto color cammello per il bagno. La mia signora ha detto no, non voglio. E allora vaffanculo. Sono i pan di stelle. Ah, qua c'è una stella effettivamente. Ah. Ah, ok, devo raccoglierle quelle robe lì. Quelle belle robine. Aia. Quindi ho bisogno della runa del caos. Mi è chiara questa cosa. Il cavallo lo devo prendere? No. Solo le cose. Ah, vedi un'altra stella. No, un'altra stella. Ah, semplicemente le vuole tutte. Vabbè, ok. Torniamo nel labirinto. Chissà se ci troviamo David Bowie. Stealth! Secondo voi si spacca questo? Col martello magari. No. Figa. Tosto. Chi è? Merda. Ha suonato la campana? Quanto sono tosti sti goblin? Ma non volevo, non volevo. Parapapapi. Un altro. Guarda che duello, guarda che duello. Chi la spunterà? Io. Ah, soldi. Controlliamo sempre tutte le tombe. Niente. Urca vacca, e mo? Ah, it's magic. E questo? Salve. Ma è Zarok. È morto. Ne manca una. Vi ricordo ragazzi che io leggo la chat in ritardo. Non mi dovete dare indicazioni tipo destra, lì, dall'altra parte, perché non mi è utile. Sto per morire tra l'altro. Abbiamo trovato l'ultimo coso. Fatto,
signor cavaliere. Ho sconfitto Zarok. Il tornello sulle stelle era una sciocchezza. Mi piace cominciare con qualcosa di facile. Torna qui, il prossimo sarà più difficile. Mamma mia. Mamma mia. Leggere puntuale, certo. Vengo a casa tua a farmi dare gli indizi. Vivo per la folla. Senza non sono niente. Un comico. È il mio lavoro, ha descritto me. Giusto? No? Questa donna, che cos'è? Ma devo ritornare nel labirinto? Non abbiamo esplorato tutto? Cioè, quello la parte esplorabile, naturalmente. Orca puttana! Dai, che male! Adesso siamo nella popò. Cos'è? Uno schiudo. Spero che c'è bello schiudo. Dammi della cura. Dimostra al buffone quanto vale circondandolo di sorrisi. Gattoni is magic. Gattoni per sempre. Beh? Ah. Coglioni, ste cazzate, guarda. Fica, con 15 di vita mi devo mettere a pensare a ste cazzate. Che poi non sembra neanche pensata, sembra proprio randomica. Se io giro questo, così, così, e giro questo, in teoria gira anche quello lì. E non gira quello lì! Gabriel, a tempo, no? Vedi? Dopo un po' iniziano a girare tutti, proprio, velocemente. È in sequenza, che secondo me è in sequenza. Il problema è che non è una sequenza che tocchi uno e si muovono di conseguenza gli altri. Partiamo a sinistra. Ok, grazie. Uno. Due. Facciamo prima. Uno. Due. Tre. Quattro. Uno. Due. Oh, due! Non va. E non va. Questo non va. Il problema è questo. Uno, due, tre. No, niente. E che adesso non tornano allo stato originale. Quindi? Quindi ce l'ho nel culo, sostanzialmente. Triste, triste. Ah, dici che non erano quanti colpi dare, ma quale colpire? Ok.
Allora, proviamo così. Uno, due, quattro, tre, uno, due, tre, quattro. Non abbiamo risolto un cazzo. Adesso siamo tutti giusti. Vaffanculo! Dai, che c'erano! Che troiata! Guarda te. E allora giratevi tutti perché siete delle facce di merda. Grazie mille, Buco Pro, per il 34. Quello in alto è l'ultimo che va girato. Questo qui? Ok. Perfetto, ne ho colpiti due senza volere. Ottimo, naturalmente. Ci mancherebbe. Faccio la double, attenzione. No. Perché ti sei girato da solo per i cazzi tuoi tu? Ah! Ci siamo? No, questo è triste, ok? No, è triste anche questo. Ah, Ryu, buon anno a lei. Vogliamo andare a bere qualcosa? Ma con grande piacere. Non c'è più logica. Solo drammi. Ci ho provato a lasciarli a metà tra la felicità e la gioia. Non ha funzionato. Uno e due, attenzione, niente. Quasi quasi mi conviene resettarli, che non so come si fa. Suona la campana? Mi son perso, Zeny. Cosa mi avevi consigliato di fare? Alt F4? Purtroppo dovete considerare che siete comunque in tantini. Non è semplice leggervi tutti. Ogni pannello si gira dopo un tot di tempo diverso. E non sembra. Quello è il problema, non sembra. Alcuni dicono li puoi fissare col martello. Guarda, vi voglio dar retta. Non credo, però. Mettiamoli tutti di taglio, no? Vedi che poi si gira. Allora, taglio. Giusto, giusto, giusto. Questo qui mi sta venendo fuori la cattiva, ok. Ok, siamo tutti di taglio? Buona. Vedi che si rigira l'infame bastardo? Non posso metterli tutti tristi. Perché comunque se mi viene la faccia felice, mi viene la faccia felice. E
Il primo si gira dopo 3 secondi, il 2 dopo 5, il 5 dopo 6, eccetera. Quattro, uno, due, cinque, tre da sinistra. Ok. Quattro. Uno. Due. Però andavano messi di taglio. Grazie. Ma bene. No! Io vi ringrazio tutti per donazioni, super e sub come sempre. Noi ci vediamo questo pomeriggio verso le 3. Seguitemi su Instagram, vi informo meglio lì. Per la live del brodo, grazie mille ad Algidamen, all'ultimissimo, grazie mille, grazie. Come si sta bene? Buongiorno. Raidiamo i termosifoni e gli diciamo: spesso le cose più belle nascondono le cose più brutte. Bel messaggio di fine anno. A dopo ragazzi, a dopo. Ciao.